Il mare, cioè l'oceano Atlantico. Direi che siamo allegri e ubriachi marinai. Diario di bordo. Un po' d'aria fresca mi fa bene. Sì, esatto. Fatemi giocare. La barca, sì, la nave. È stupenda. Cosa stia leggendo, signore? Cosa stia leggendo? Aspetta, ce la posso fare, eh? Lo spartito. No, sta leggendo e basta. Non. Ah, ma questa è camera sua, scusi. Devo fare 31 metri. Signore, guardi pure le coperte in modo. Ehi, un ubriaco. Un altro ubriaco. Interagisci. Devo interagire con Gordon? Capitano? Signor Kenway, volevo ringraziarvi ancora per avermi preso a bordo e scusarmi per gli inconvenienti che vi ho causato. Dire inconvenienti è riduttivo. Mi spiace, non capisco. La mia nave è rimasta in porto 2 giorni per i vostri comodi. Ho perso molti contratti per questo. Ah, non lo sapevo. Ma certo, voi nobili siete tutti uguali. Scusate, ma controllo se posso mettere. Allora, centro nel database, indicatore, centro A, opzioni. Generali. Voglio riuscire ad aggiungere i sottotitoli. Ah, interfaccia. No, aspettate. Ma si possono. Ah! Scusate. Ok. Perfetto. No, perché. E poi andrà tutto A bene. volte non si sentono. Ne sei sicuro? Ma certo. Ti ho mai deluso, forse? No, ma non va bene per gli altri. Fidati di me, amico. Vedrai. Ma bene. Sembra che il nostro stimato ospite ci onori della sua presenza. Sì. Che ne dici di tornare sotto coperta? Sul ponte non c'è spazio per le signore. Credo anch'io. Eppure tu sei qui. Puoi fare lo spiritoso. Solito specchio riflesso. Vediamo se ridiamo. Oh. Vuoi le botte? Ti do le botte. B per parare e deviare gli attacchi dei nemici. E però. Guarda quanto barcolla. Ok, devo schiacciare BB. E quando posso ucciderlo? Aspettate, devo anticipare. Vedi, ho fatto una parata sul tè. È quella cosa strana che ho fatto all'inizio. O devo aspettare proprio all'ultimo secondo. Uffa, non lo vedo. Sì, sto facendo una figuraccia. Signor. Tieni premuto B per parare. Ma sarò scemo. Ma muori. Ah. Avanti, amico. Schiva. Schiva. Sì,
forza il capitano ci vede. Al diavolo il capitano! E al diavolo tu, Vince! Da che parte stai, eh? Beh, io sto dalla parte di quello che voglio. Ehi, ma sto qua devia! E anche troppo. Allora, signore, e sono cambiati tutti i comandi, devo riuscire a capirci qualcosa. Wow, era bellissimo. Sono pronto a ricominciare. Non ti conviene. E per... credi che ho paura di te. Che abbia. Ormai ho imparato. Attaccami se hai coraggio. Stava un colpo così. Ti arrendi? Coltelli. Cioè adesso ok che siamo una ciurma imbizzarrita, però signor. Ah, per disarmare. Ora voglio vedere. Ma che succede qui? Capitano, esigo un chiarimento, signor Kettle. Queste qua. Ingannavamo il tempo facendo un po' di sport, capitano. Che ne direste di ingannare il tempo facendo il vostro lavoro? Non sapevo di pagarvi per ciondolare. Una parola, signor Kenway. Ah, quasi dimenticavo. Il tuo coltello. Ok. Sono un assassino vero e proprio. Signor Kenway, ho avuto solo problemi da che siete a bordo. I vostri problemi non c'entrano con me. Domando scusa? Non avete polso, siete vizioso e crudele, e la ciurma non ha alcun rispetto per voi. Forse l'ha capito. Io non voglio discutere, vorrei un favore da voi. Ah, questa è bella. Sospetto che alcuni vogliano ammutinarsi. Davvero? Che sorpresa. Non potendo fidarmi di loro, sono costretto a rivolgermi a voi. Ma perché dovrei aiutarvi? Perché se si ammutineranno, voi non riuscirete mai a raggiungere l'America. Ebbene, che farete? Se voi dite il vero, che altra scelta mi rimane? Grazie. Ma sia chiaro. Se voi oserete minacciarmi o insultarmi ancora, non esiterò a tagliarvi la testa, io stesso. Siamo intesi? Sì. Ottimo. Non è riuscito neanche a rispondere della paura. Signore. Beh, lì che beve. Da bravo ubriaco. Viva la vita dei marinai! Guarda, signor. Io qua avrei del lavoro da fare. Tipo uccidere gente, parlare male di dei capitani. Interagisco con la mia sedia. Adesso è l'inizio, quindi ci stanno comunque ancora tanti video. Si sbloccherà fra un po' il gioco.